Ecco, partiamo magari dal Primo Re. Il Primo Re è un film, credo, la cosa che più ci colpisce, un film fatto soltanto con luce naturale, da quello che so, che è un elemento di maggiore difficoltà per un direttore della fotografia, no? No, sicuramente lavorare con la luce naturale, poco fa parlavo con dei ragazzi, la prima fase di cioè come realizzare un film, allora anche se io devo fare una luce la faccio con quello che nella realtà vedo, o se io vedo un autobus che passa, mi fa un'incidenza di luce, quella potrebbe essere un'idea per una scena che devo girare. Nel film, nel caso del Primo Re, sì, c'è l'elemento della luce naturale eccessivamente, perché tutti gli spazi esterni sono calcolati insieme allo scenografo, che è Tonino Zera, vale la pena citarlo perché è stato veramente una vittima come me, nel senso che noi abbiamo lavorato nel Lazio, abbiamo lavorato nel fango, abbiamo lavorato nei luoghi più improbabili. Matteo ha avuto un'idea straordinaria, mi ha fatto un gran regalo per questo, e allora lì calcolavo insieme a lui gli spazi, come dovevano essere messe le capanne, come dovevano essere, a che orario dovevano girare. Poi magari qualcosa, quando uno gira un film, non va tutto esattamente in quel modo, e allora là devi cominciare a escogitare sistemi, specchi, fogli, riflettere, fare biliardo, io dico sempre il biliardino con la luce, non la carambola, però sicuramente è stato un lavoro che mi ha regalato tanto, mi ha offerto la possibilità di sperimentare con la luce, di giocare con la luce naturale. E poi c'è stato anche l'intervento di tanta luce, che comunque io spero sempre e cerco sempre di non farla vedere. Detesto quando si sente la luce, quando c'è proprio l'intervento del direttore della fotografia, una cosa che io non amo. Ecco, io credo che, appunto, riallacciandomi a quello che hai appena detto, che nel cinema, quando si vede troppo lo stile del direttore della fotografia, quando si sente troppo la musica, sono tutti elementi che alla fine sono elementi negativi, sono cose che ci dovrebbero essere senza notarle troppo, no? Questo dipende dall'autore con il quale lavori. Nel caso di Matteo Rovere, Matteo è stato veramente, intanto aveva un'idea fortissima, ho fatto uno studio sulla film, tutta una serie di elementi che ci sono nel film, infatti era come se giravamo un film straniero, e giocavamo, ecco, ti posso dire come è iniziata l'avventura brevemente, cioè lui mi chiamò dopo che io non avevo vinto un Davide di Donatello. Eravamo stati candidati con un film di Bellocchio con 10 Davide e lui vinceva con Veloce con il vento, e fu curiosa questa cosa perché io vedevo questo piccolo imprenditore che aveva vinto tutti questi premi, che ce l'aveva fatta, ecco, ero veramente soddisfatto anche perché era una cosa che io sognavo di essere e non ci sono riuscito nella mia città, però sono riuscito a fare altro. Però detto questo, mi chiamò di domani e mi disse: sei un film per te. Io non conoscevo Matteo e mi chiama un'amica comune, mi porta in ufficio da lui e mi comincia a raccontare questa storia che lo voleremo. Dobbiamo fare questo film. Sì, dobbiamo fare questo film, volevo capire se tu te la sentivi, perché sicuramente è un film che per accettarlo devi avere il coraggio, perché lì si proponevano cose veramente assurde, ma detto questo non c'era un luogo possibile da vedere, perché era tutto un immaginario, quindi dovevamo immaginare e io dovevo immaginare il suo immaginario per potergli regalare quello che desiderava. Allora è stata una grande sfida e un gran regalo che mi ha fatto, tant'è vero io ho sempre ringraziato Matteo per questo gran regalo di avermi offerto di lavorare con il Primo Re, perché è un film che volevo fare, è un film immutante, io dico.